tema della fusione dei comuni ed è un tema che tutti noi, soprattutto in questo momento legato al PNRR, quindi anche alla capacità di attrarre fondi e risorse, alla capacità di progettare, ci rendiamo conto di come nella libertà dei cittadini, nella libertà degli amministratori, poi decidere se procedere o meno nella direzione di una fusione, ma dare strumenti e premialità a chi decide di fare un percorso di aggregazione amministrativa è una cosa importante, perché il riordino amministrativo, l'assessore Calzavara ancora qualche mese fa ha annunciato l'idea di lavorare in questo mandato, in questa legislatura, a un vero e proprio piano di riordino territoriale che è fondamentale all'interno della nostra regione, perché consente a tutti i livelli di lavorare meglio insieme, ripeto, nella libertà poi degli amministratori locali e dei cittadini di scegliere qual è la strada migliore, ma in questo momento diventa ancora più importante avere una macchina pubblica efficiente, una macchina pubblica in grado di attrarre risorse progettando al meglio. Solo per dare un dato, sono già oltre 31 milioni di euro i fondi che siamo riusciti ad attrarre, nazionali ovviamente, grazie alle fusioni sul territorio, quindi è anche un tema poi di capacità di recuperare risorse e di spenderle. Quindi cogliamo positivamente il messaggio che ci è stato dato dalla Giunta, è evidente che è un primissimo passo, la cifra è simbolica, sarà simbolica, ma la cosa su cui abbiamo più fiducia e che più ci interessa è quel piano e quel tavolo che l'assessore ha proposto per lavorare insieme in questa direzione. Grazie.